prima dell'alba partiamo da San Pedro. Dobbiamo arrivare a 4300 metri di geyser di El Tatio. Mentre percorriamo l'altopiano andino, ancora immerso nel buio, vediamo assonnati fenicotteri e pato sopra pozze d'acqua che qui, a quest'ora del giorno, sono ancora ghiacciati. Continuiamo a salire, attraversando torrenti che scendono dai 6000 che ci circondano, attraversando paesi senza nome, sprofondati nel silenzio. Il giorno ci trova a 4000 metri, su strade deserte e senza fine. L'alba è al suo termine quando giungiamo a El Tatio, la distesa di geyser più elevata del mondo. Il vapore acqueo dei geyser condensa immediatamente al contatto con la temperatura esterna, che a queste altezze e a quest'ora della giornata è di qualche grado sotto zero. Rivoli di acqua calda scorrono in lontananza tra concrezioni di zolfo, rame, ferro ed argini di ghiaccio.
Sono da poco passate le 8, quando decidiamo di fare colazione. Per riscaldare il latte a 4300 metri non ci sono problemi. Partiamo un'altra volta e nuovamente riprendiamo a salire. Percorriamo l'altopiano andino, incontrando famiglie di vigogni. E dopo circa una decina di chilometri, giungiamo ad un passo in mezzo al cielo. Siamo a oltre i 4500 metri sul livello del mare. Sotto di noi c'è il deserto di Atacama. Siamo verso il deserto, costeggiando alla nostra destra la linea di confine con la Bolivia. Lungo il percorso incontriamo gruppi di lama addomesticati. Ci aspettano ancora 45 km di altopiano prima di arrivare al villaggio di Caspano. Caspana è una vera perla. Adagiata nella valle omonima, è esattamente come dovrebbe essere un villaggio andino. Verdi terrazze, tetti di paglia e una piccola chiesa, la iglesia di San Lucas. Scendiamo dall'altopiano per ritrovarci nuovamente nel deserto. Siamo ora a Chuchu, lungo la ruta 21. Chuchu vanta la iglesia di San Francisco, una delle chiese più antiche di tutto il Sud America. Risale al 1540.
Da Ciucciù ci dirigiamo verso Lasana. Lungo la strada ci fermiamo ad ammirare alcuni petroglifi. Sono rappresentati lama, cacciatori ed anche dei soli. La Bukhara di Lasana, ossia la fortezza di Lasana, ancora una volta ci dà un'idea di quello che dovevano essere le civiltà andine prima dell'arrivo degli spagnoli. Ce ne andiamo, che si alza il vento. Speriamo che domani non soffi. Ci aspetta la Patagonia, ma questa è un'altra storia.